riferimento una lettura del mito di Babele, una lettura antropologica che a me ha sempre affascinato, pensando alla quale si può immaginare quel mito come un mito di origine delle differenze culturali. Sì. È un po' una lettura, se vogliamo, detta così banalizzante, però io la trovavo molto bella perché mi faceva pensare che senza una distanza è impossibile una comunicazione. Quindi in questa originaria globale lingua non rendeva possibile la comunicazione tra le differenze che sono inevitabilmente il modo con cui si esprime l'essere umano sulla Terra. Bello, no? Questo mito originario della possibilità di comunicare, una possibilità che si radica proprio in quella irriducibile distanza, che è drammatica per i traduttori. Sì, sì. Però che... No, questo è un po' quello che diceva lui all'inizio, no? E cioè, che cosa ci insegna la traduzione? In fondo ci insegna che la nostra condizione è una condizione di finitudine. Si tratta di capire se uno l'accetta questa traduzione di finitudine e appunto l'accetta come un'opportunità. Certo. Oppure questa è una condanna, come direbbe sia il primo mito di Adamo ed Eva, sia il secondo mito della Torre di Babele. E poi è anche bello immaginare che a rendere possibile una cosa importante come la comunicazione non ci sia una perfezione, la lingua perfetta, ma infatti, ci sia una mancanza. Ma che ci sia qualcosa che è incolmabile, no? Il punto è che nessuna lingua riesce ad esprimere tutte le sfumature possibili del linguaggio, perché una lingua comunque deve selezionare una serie di suoni, perché altrimenti non potrebbe funzionare se non introduce delle differenze. I suoni sono un continuo, quindi bisogna discretizzarlo e scegliere quali suoni hanno significato e quali no. È chiaro che l'italiano dei suoni hanno un significato, per noi un gutturale non ha nessun significato, ma in arabo sì. E quindi ogni lingua deve finitizzare il proprio strumento, perché altrimenti non comunicherebbe. Però ci sono altre lingue che valorizzano altri suoni che hanno significato a differenza di italiano. E questo accade non solo con i significanti, accade anche con i significati. Perché chiaramente poi tutto questo produce delle differenze di significato e di senso. E quindi questo è l'aspetto positivo della traduzione. Cioè, quello che mi interessa molto è proprio l'esperienza che fa il traduttore. Che è l'esperienza che non fa il lettore che si trova di fronte al testo già tradotto. Perché chiaramente lui lo trova nella sua lingua e non si pone il problema. Però la domanda etica è giusto che il lettore percepisca il testo con cui ha a che fare come se fosse stato scritto completamente nella sua lingua? Cioè, normalmente si intende il fallimento del traduttore quando il traduttore si trova di fronte a una cosa che non riesce a rendere nella sua lingua, no? In greco, aletheia, per carità, ci sono libri su cosa significa aletheia e che noi traduciamo con verità. Però no, la parola greca significa qualcos'altro, perché è chiaro, i sensi della parola, lantano, che significa nascondere, l'alfa privativo, non nascosto, verità ha tutto un altro ordine semantico. Quindi è chiaro che ogni parola, in quanto rientra in un gruppo semantico, si trascina presso tutti gli altri gruppi semantici. Ed è però comunque quello che accade in ogni linguaggio. Ogni parola, con la sua struttura proprio materiale, foneticamente ne attrae tante altre. E questo magari accade anche nella poesia, con sistemi di allitterazione che danno anche un certo senso alla poesia, anche al di là delle parole, no? Anche solo semplicemente il suono. Per questo è così difficile tradurre le poesie, perché c'è una materialità significante lì. E quindi questo fatto che anche lo spazio semantico poi è diviso in maniera diversa da una lingua all'altra, fa sì che le lingue abbiano sempre dei margini di non sovrapponibilità, no? Si dice di incommensurabilità, anche nel senso che ci sono dei resti che non entrano nella traduzione. Allora, quando il traduttore mette la noticina e dice qui ho tradotto così, ma veramente la lingua originaria, insomma, ha questa sfumatura che nella nostra lingua non si può rendere completamente, è un fallimento del traduttore, oppure secondo me è un gesto etico. È un gesto etico perché il traduttore dice al lettore: fai attenzione, questo testo viene da un'altra lingua ed è bene che tu sappia che esiste un'altra lingua. Perché se noi avessimo tutti i testi del mondo tradotti in italiano e pensassimo che sono stati scritti originariamente in italiano, noi perderemmo proprio questo senso dell'estraneità, no? Che è una cosa positiva, secondo me, che è una cosa che avviene così a livello macroscopico, a livello delle lingue, ma in fondo avviene a livello anche della parlata quotidiana, dei nostri linguaggi, perché delle volte il fraintendimento che noi abbiamo tra di noi con delle lingue ci fa semplicemente rendere conto
che le persone non sono delle macchinette che comunicano, diciamo così, con linguaggi perfetti, ma quel livello di imperfezione ti fa capire, uno dice così, ma forse questa persona voleva dire un'altra cosa, e mi fa avvertire che si tratta di un'altra persona. Vuol dire, attraverso l'incomprensione magari positivamente mi posso rendere conto che ho a che fare con qualcun altro che ha un altro vissuto, no? Tante volte uno dice, ah, tu non mi capisci perché non hai vissuto quello che sto vivendo io adesso. È vero per certi versi, nel senso che le parole poi sono impregnate della vita concreta, delle persone, dei popoli, delle culture, eccetera, eccetera. Cioè si portano dietro anche una storia, per cui anche la stessa parola pronunciata in epoche diverse ha una storia diversa. C'è un bel racconto di Borges, Pierre Ménard, autore del Quixote. No, in cui c'è Pierre Ménard, no, un autore francese, il Quixote è stato scritto da Cervantes nel 600. Allora c'è questo Pierre Ménard, racconta Borges, che fa delle novelle bellissime da questo punto di vista, che si mette in testa di riscrivere, no? Quindi è una traduzione omofonica, in questo senso, omofonica nel senso come se lui traducesse, riscrivesse, però nella stessa lingua di Cervantes, in spagnolo. Allora si mette in testa di fare questa traduzione. E lo fa, no? Borges poi riporta alcune frasi che sono identiche ovviamente, perché questo è il senso della questione, identiche a quelle che ha scritto Cervantes nel 600. E però Borges commenta, sì, però qui Cervantes nel 600 viveva in una società di questo tipo, e quindi quando affermava e ripete la frase questo e questo e questo, voleva dire, e lo spiega appunto in base al contesto in cui viveva Don Quixote nel 600. Invece Ménard, dicendo e ripete la stessa frase nell'800, vuol dire un'altra cosa, e lo spiega in una maniera totalmente diversa. E questo è un esempio molto, molto simpatico, affascinante, del fatto che comunque le lingue sono delle realtà vive, non sono dei meccanismi che si trasmettono in maniera puramente meccanica da una persona all'altra, o da una cultura all'altra, o da un'epoca storica all'altra. Tra le cose che hai detto, naturalmente c'è tantissimo di quello che viene discusso in traduttologia, e nella fattispecie l'estraneo che viene accolto, no? L'idea di dare una casa a ciò che è estraneo è alla fonte, penso, proprio della traduzione e dei traduttori anche. Sì. Traduttori che quindi diventano interpreti di quello che leggono, perché lo dicono appunto Gensler e Piglia, il traduttore è il primo lettore, nel senso che qualsiasi testo si legga in lingua straniera, tu lo devi interpretare in qualche modo per poterlo rendere nella tua lingua, sì. E quindi diventi poi, anche come dice Riccardo Piglia, l'ultimo lettore, perché la tua interpretazione è quella che, esatto, è quella che poi passa ai tuoi lettori. E questa ci dà una bellissima chiave di lettura della traduzione, perché appunto la traduzione è interpretazione. Già l'inventore del termine Translation Studies, che era James Holmes, nell'88 già diceva: l'idea di un'equivalenza è un'idea perversa. Infatti è l'idea se esiste un linguaggio, esatto, di commensurabilità assoluta tra i suoi elementi. Esatto. Quindi appunto l'equivalenza, tanto più linguistica, è assolutamente perversa come idea. Quindi cosa significa? Che questa interpretazione che noi diamo dei testi è un'interpretazione che parte dalla lingua, certo, ma che è poi un'interpretazione culturale sostanzialmente. Portiamo da una cultura diversa, attraverso una lingua, una storia in una cultura che i nostri lettori, sì, possano leggere. Sì, sì. No? Quindi c'è innanzitutto questo aspetto della traduzione culturale, e poi più di recente c'è tutta una ondata di traduttologi che sono assolutamente favorevoli all'intraducibilità, proprio come ostacolo all'assimilazione e alla globalizzazione. Quindi l'idea che tutto ciò che rappresenta una difficoltà in traduzione, e che quindi in qualche modo rimane segnalato come difficoltà in traduzione o come diversità, e quindi non viene normalizzato in traduzione, rappresenti in effetti una diversità culturale di cui bisogna tener conto, e che non si può assolutamente, no, eliminare uniformando, come appunto ha sostenuto anche Venuti, contro questa uniformità, sì, no, della lingua. Sì. Una cosa che a me piace tantissimo, per esempio, è il concetto di ospitalità, ospitalité langagère di, sì, Paul Ricoeur, sì, sì, no? Sì, questa idea, sì, di, quindi,
appunto un'ospitalità, perché io ti ospito nella mia lingua e rispetto te come, come mio ospite. Sì, no? Sì, sì. Quindi da un lato faccio in modo che le persone presenti, i lettori, possano comprenderti. Dall'altro però non ti snaturo. Schleiermacher che diceva, lui teorizzava questi due metodi del tradurre, o portare il lettore all'autore o l'autore al lettore. Questo secondo metodo consiste nell'appianare la lingua di provenienza e dire, per esempio, tradurre Tacito come se avesse già scritto in tedesco, portare l'autore al lettore. Invece l'altro metodo che lui preferiva, portare il lettore all'autore, significa che uno opera sulla propria lingua. Lui teorizzava proprio il fatto di far fare alla propria lingua una serie di contorsioni, come i bambini che vengono portati dai trapezisti, diceva, no, a cui vengono insegnati dei contorsionismi, così, sul loro corpo, no, per fare altro, e diventano più flessibili in questo modo. E quindi lui teorizzava il fatto che, no, il tedesco deve adattarsi al greco. Lui aveva tradotto Platone, Schleiermacher, ha tradotto i dialoghi di Platone, e traduceva alla lettera certi termini greci, no? Quindi per termini che in greco, per esempio aletheia, risuonava, la questione di lettera è molto semplice, di svelamento, che si può rendere, però lui li traduceva alla lettera in tedesco, e sono illeggibili poi alla fine, no? Però è l'idea dell'esagerazione poi alla fine di questo contorsionismo, perché giustamente il lettore poi deve tradurre. Però l'idea di fondo, secondo me, che nella traduzione si sottolinei questa alterità, e certe volte anche forzando la propria lingua, per esempio produce dei neologismi delle volte, e quindi apre la propria lingua ad altre culture. Infatti tutta la storia delle culture in Europa è una storia di traduzioni, e la cultura latina è nata dalle traduzioni della letteratura greca, quella tedesca dalle traduzioni della Bibbia, dal latino, eccetera. Le culture si evolvono perché le culture sono come degli organismi viventi, e Schleiermacher usava questa metafora proprio del trapiantare una pianta da un altro ambiente nella propria terra e farla crescere lì. E quindi è un lavoro arricchente, lui diceva, per il popolo di arrivo, no? Il lavoro che fa il traduttore, che è un lavoro come dire, nascosto, ma fondamentale per l'evoluzione delle culture. Uno si avvicina a un'altra cultura innanzitutto tramite la traduzione. Trovo molto bello questo, quello che dicevi, perché mi ricordavo un po' che questo orrore che io e tanti altri proviamo nei confronti di un'idea di un'uniformità linguistica, in fondo è lo stesso orrore, che terrore prima e orrore poi, che provò l'antropologia, che è una disciplina di incontro e di traduzione, come lo è il tradurre, per la sparizione delle differenze. Quando si accorsero gli antropologi che, siccome si viaggiava in modo molto diverso, siccome la gente si incontrava molto di più, siccome la globalizzazione è iniziata molto tempo fa e quindi avvicinava così tanto le persone da ridurre la differenza, era un orrore profondo, perché la sparizione di quella distanza restituiva un'uniformità nella quale la comunicazione non era possibile, perché la comunicazione si basa sull'alterità, no? Oppure se le alterità sono completamente riducibili, scompaiono. E quindi quell'orrore, io lo chiamo, ma non saprei come chiamarlo, ma quello sgomento, no? Che si prova di fronte alla ipotesi, per fortuna sarà irrealizzabile per sempre e da sempre, ma all'ipotesi che possa esistere una uniformità linguistica, è la stessa che si prova nell'idea che scompaia l'alterità, che oggettivamente è un po' la chiave della scomparsa dell'umanità, no? In un certo senso questo comunque sta già succedendo, no? Perché si va un po' a mode. Ti faccio un esempio. Naturalmente qualsiasi traduzione letteraria comporta appunto questo tipo di estraneità. Ma cosa sta succedendo ad esempio in Italia, che è un paese in cui si traduce moltissimo? Ci sono naturalmente delle eccezioni. Però in generale si può dire che si stia comunque affermando lo storytelling americano, che ci viene tramandato anche attraverso tutte le serie che noi vediamo. Per cui cosa succede? Che quando leggiamo in traduzioni delle storie ambientate in America non suonano più come traduzioni per noi, perché è una cultura che conosciamo sempre meglio e sempre di più. Ed è per questo che questa traccia della traduzione,
che sia culturale o linguistica, in qualche modo rimanga, è un arricchimento di quello che diventa poi quello che è stato chiamato il polisistema letterario, ovvero il fatto che noi non ci formiamo solo perché abbiamo letto Dante Manzoni, ma anche perché abbiamo letto tutta la letteratura tradotta che è arrivata a noi. Quindi sì, lottare anche per questa diversità. Però appunto l'idea di portare, come diceva Josh Steiermacher, verso di sé, oppure di fare in modo che il lettore vada verso un'altra cultura. Venuti appunto, che è un americano, rispetto a questa tendenza americana di appiattire la diversità e l'alterità, Venuti diceva è importante invece tenerla, perché altrimenti che senso ha che traduciamo?